il modo in cui viene gestita la città di Taranto è assolutamente ridicolo. E dico ridicolo per non dire altro, perché qui non so se c'è da ridere o da piangere. Guardate, mi trovo sul lungomare di Taranto, oggi è domenica, sono quasi le ore 13, guardate, tutti i lampioni accesi. Non si sa per quale problema i lampioni sono rimasti accesi e io pago e il comune di Taranto continua a scialacquare, a sperperare denaro pubblico, perché non si è mai vista da nessuna parte che non si è mai visto che i lampioni di giorno sono accesi. Guardate un po', i lampioni sul lungomare accesi, tutti i lampioni, tutto il filare, guardate, a partire dal monumento al marinaio in fondo, tutto il filare di lampioni accesi, e si prosegue così, li vedete voi stessi, si arriva fino alla rotonda del lungomare. E per cortesia, non mi potete certo trovare la scusa delle prove tecniche, perché non si è mai vista da nessuna parte una situazione del genere. Anzi, a ben vedere i lampioni sono accesi anche oltre la rotonda del lungomare, quindi arriveremmo in fondo praticamente fino al Nautilus, fino a quasi Viale Virgilio. Guardate, guardate, i lampioni accesi di giorno e il cittadino che ovviamente attraverso le tasse ovviamente paga questa energia elettrica, perché non è che i lampioni sono accesi così per gioco, non è che i lampioni vengono l'erogazione dell'energia elettrica per tenerli accesi è gratuita. Bene, questa è la Taranto di Rinaldo Melucci, la Taranto dell'innovazione tecnologica del vice sindaco Manzulli. Ricordiamo che anche lui proprio ha la delega all'innovazione tecnologica. Guardate un po', i lampioni accesi in pieno giorno. Che dite, ridiamo o piangiamo?